nella sala stampa del Palalongo, a termine del match tra Virtus Reggi Salerno e Montecatini, con uno dei protagonisti di questa sfida a capocotta per commentare, ciao, per commentare questa gara, questa prima vittoria di Salerno contro un avversario davvero temibile. Sì, iniziamo a dire che Montecatini è una squadra molto forte, ben preparata, sia sull'aspetto difensivo che sull'offensivo, ma nonostante le prime due sconfitte, una casalinga e una fuori casa, abbiamo saputo comunque dare il meglio di noi, ci siamo aiutati, abbiamo giocato di squadra, abbiamo tenuto contatti sotto canestro nonostante loro fossero ben piazzati, molto più fisicati di noi, e l'abbiamo portato a casa con sudore, ma siamo tutti quanti contenti. Con sudore, con intensità, con una grande prestazione difensiva, soprattutto nel secondo tempo, dopo le prime due sconfitte in campionato e quel meno tre che sicuramente poteva pesare, ma oggi si è vista una Salerno più forte di tutto e di tutti. Assolutamente, abbiamo giocato molto bene di squadra, ci siamo passati la palla, ci siamo aiutati, rimbalzi, contropiede, e possiamo dire che questa è stata una vittoria che ci siamo meritati, perché fin da subito abbiamo dato l'anima in campo, abbiamo sudato sangue, abbiamo sudato e abbiamo giocato bene di squadra. Mancava proprio solo la vittoria, direi, no? Perché davvero la squadra aveva dimostrato anche una crescita dopo il brutto inizio con Piombino, con Caserta già si era visto qualcosa di meglio. Oggi c'è stata intensità, l'abbiamo detto, c'è stata difesa, c'è stato attacco, ma c'è stato soprattutto il coinvolgimento da parte di... Sì, sì, noi siamo una squadra che dobbiamo giocare molto il contropiede, dobbiamo correre molto, dobbiamo passarci la palla. Con Caserta abbiamo accennato questo aspetto di noi e oggi contro Montecatini abbiamo fatto vedere veramente chi siamo. Un'ultima domanda personale, io l'ho detto anche in cronaca con Felice, la tua prestazione, hai veramente tirato fuori probabilmente non solo in termini di punti ma in termini proprio di presenza, di intensità, un contributo importante che ti ha permesso poi di sbloccare finalmente quella casella di vittoria, no? E il coach fin da subito mi ha dato fiducia e ho dovuto ricambiare facendoli vedere che potevo stare in campo, che dovevo stare in campo, e mi sembra di aver aiutato molto bene i miei compagni, nonostante la fisicità appunto di Montecatini, e abbiamo portato questa vittoria a casa e siamo tutti quanti contenti, felici e si va avanti così. Grazie mille a te per la disponibilità. Grazie a voi.